James si trovava molto bene nell'isola di Sodor, ma aveva ancora molto da imparare. «Sei una bella locomotiva, abbastanza grande e potente», le disse Pallone Gonfiato. «Sei in grado di portare sia le carrozze che i vagoni merci, ma devi imparare dai tuoi errori». James sapeva bene a cosa si riferiva Pallone Gonfiato. Non aveva certo scordato lo spaventoso incidente del suo primo giorno. «Devi fare attenzione con le carrozze», le raccomandò Edward. «A loro non piace prendere colpi». Tutti si fermavano ad ammirare James. «Sì, sono proprio una bella locomotiva», pensò, e lanciò uno sbuffo di vapore. Sfortunatamente, uno schizzo d'acqua finì proprio sul cappello nuovo di Pallone Gonfiato. Il capotreno fischiò e James tirò un sospiro di sollievo. «Cammina, cammina!» sbuffò a Edward, che le rispose «Non spingere, non spingere!» Anche le carrozze brontolavano «Vai più piano, più piano!» Ma James non dava retta a nessuno. Alla stazione successiva, la locomotiva frenò oltre la banchina e fu costretta a fare marcia indietro per permettere ai passeggeri di scendere dal treno. Ma sembrava che nessuno avesse ancora saputo del cappello di Pallone Gonfiato e la locomotiva James era tranquilla. Poco dopo raggiunsero un'altra stazione dove incontrarono Thomas con le sue due carrozze. «Ciao, James!» la salutò Thomas. «Ti trovo bene, stai meglio!» «Oh, questo è il fischio del mio capotreno. Devo scappare. Non so cosa farebbe Pallone Gonfiato senza di me». E partì sbuffando e dandosi aria d'importanza. James passò sul luogo dell'incidente. La staccionata era stata aggiustata e le mucche pascolavano tranquille. Arrivate a destinazione, riposarono un po' prima di intraprendere il viaggio di ritorno. La locomotiva James continuava a pensare preoccupata al cappello di Pallone Gonfiato. Il giorno seguente Pallone Gonfiato le parlò molto severamente. «Se non impari a comportarti come si deve, ti farò pitturare di vernice blu». La locomotiva James si sentì umiliata. Era nervosa e fu molto sgarbata con le carrozze, che si misero a protestare mentre le portava al binario. «State zitte! Zitte!» intimò loro. Gordon non deve mai andare a prendere le sue carrozze, pensava fra sé, eppure il suo colore è blu. Quel giorno nessuno si avvicinò ad ammirare la locomotiva. «Gli farò vedere io», pensò. «Credono che Gordon sia l'unica locomotiva capace di portare delle carrozze». «Correte, correte, correte!» sbuffava James. «Vai più piano!» rispondevano le carrozze. James rideva e accelerava, ma le carrozze stavano per ribellarsi. «Noi ci fermiamo qui!» esclamarono. «Che cosa è successo?» domandò James al macchinista. «C'è un problema ai freni, credo che stiamo perdendo olio. Non mi meraviglia, con tutti i colpi che hai fatto prendere alle carrozze». «E come si può riparare?» chiese il capotreno. «Ci penso io. Bastano dei giornali e un laccio di cuoio», rispose il macchinista. «E dove troviamo un laccio di cuoio?» «Prova a chiederlo ai passeggeri». «Signore, scusi, vedo che ha un laccio di cuoio», disse il capotreno a un uomo elegante. «Me lo potrebbe dare, per favore?» «Ma neanche per sogno», rispose il signore. «Allora», disse il capotreno, «mi dispiace, ma dovremo restare fermi qui». I passeggeri cominciarono a protestare contro le ferrovie e il signore che non voleva dare il laccio di cuoio. Erano tutti molto arrabbiati. Alla fine il signore consegnò il laccio di cuoio. Il macchinista riparò la perdita coprendola con uno strato di giornali legati stretti con il laccio e James poté rimettersi in marcia. Ma da quel giorno la locomotiva James diventò più saggia ed imparò a stare attenta a non far più prendere colpi alle carrozze.